si riparte da questo 1-0 non del tutto meritato. Un tempo per parte, Vicenza qualcosa in più nel primo tempo poteva anche ottenere. Sì, analisi giusta. Noi abbiamo ancora, purtroppo non abbiamo i 90 minuti a certi ritmi, e abbiamo dimostrato il primo tempo di valere sicuramente il Padova. E poi sicuramente il Padova al secondo tempo, dal punto di vista fisico e tecnico, perché sono entrati anche 3-4 giocatori che sicuramente di categoria anche superiore, quindi ha meritato di far gol assolutamente. La maggior soddisfazione è anche dal fatto che i padovani hanno festeggiato quasi come fosse una vittoria di Champions League, per dire quanto temevano questa trasferta, in realtà la prima della classe contro una delle ultime. Ecco, c'è anche questo fatto che Vicenza se l'è giocata alla pari, diciamo, per un'oretta, poi come dice lei è venuto fuori il maggior tasso anche tecnico, e alla fine il Padova l'ha vinta con la panchina più lunga, perché hanno deciso due giocatori venuti dalla panchina. Lei questa sera torna a casa forse più soddisfatto che rammaricato per questo risultato? Sì, io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto 45 minuti alla grande, giocando bene, credo anche. E il Padova sicuramente, non lo scopro io, dimostra di valere la prima posizione, e quindi merito a loro. E cercheremo noi invece di prendere il buono di questa partita, perché noi abbiamo un altro campionato da fare. A livello di testa adesso come state? Ma siamo arrabbiati, perché è giusto dopo una partita essere arrabbiati, perché sarebbe sbagliato non esserlo, e dobbiamo capire dove intervenire subito, e adesso sono arrivati anche altri due giocatori che ci daranno una mano, quindi abbiamo ampliato anche la rosa. Un'ultima parola sul pubblico. Poco da dire, nel senso che rammarico grandissimo non avergli regalato una vittoria stasera, perché se la meritavano. Loro hanno vinto e cercheremo di, fino alla fine, di lottare fino in fondo, perché se lo meritano. Nel gol, ahimè, Valentini ha commesso questo errore, ma anche i difensori non sono stati rapidi ad andare sul pallone, forse sicuramente si poteva fare meglio. Errore, io adesso dal campo non lo ricordo neanche, ho visto, so che taglia, cioè che Sarno calcia molto bene, infatti la palla ha preso un giro particolare e Alex è riuscito a pararla. Dopo, logicamente, quando si subisce gol ci sono sempre degli errori da parte di tutti, però noi magari potevamo farlo anche il primo tempo, quindi vediamo, dai, analizzeremo in settimana la partita. Ti sono arrivati Giorno e Jakimowski, che ha fermato poche ore fa, due giocatori che sono, Giorno è più mezzala, Jakimowski può giocare in tutti i ruoli a sinistra, penso che insomma prenderà un po' il posto di Beruato, in un centrocampo che, come dicevi prima, era sembrato anche in tanti giocatori non al meglio della condizione atletica, ma anche magari che ha bisogno di dei ricambi, proprio che tu proprio oggi non avevi, tant'è che ha portato in panchina dei ragazzini. Sì, tra l'altro come arrivava da, era ancora febbricitante, ma ha voluto esserci a tutti i costi, e sicuramente i ragazzi hanno dato il tutto, li ringrazio perché hanno fatto una partita di sacrificio, e sono dispiaciutissimi. Nello spogliatoio ho visto ragazzi veramente dispiaciuti e arrabbiati, però ripartiamo da un gruppo solido e dobbiamo allungare un attimino anche la tenuta atletica, perché è quello su cui stiamo lavorando. A pochi giorni, al 31 di gennaio, la paura è di perdere qualche giocatore importante, come Giacomelli in primis. Spero di no, perché sono giocatori importanti per noi, però non entro, come ho sempre detto, nella sfera personale, perché ognuno ha la sua vita, quindi io da allenatore mi auguro che ci siano da qua alla fine. Corretto, abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, magari ci abbiamo messo tantissimo, tantissimo cuore, abbiamo messo veramente l'anima in questa partita, penso si sia visto, ci tenevamo particolarmente per noi, ma anche e soprattutto per i tifosi, per la città, perché ci sta dando il loro sostegno, quindi noi ci tenevamo particolarmente a questa partita.
è chiaro, dispiace, abbiamo perso questa partita qua nel secondo tempo, magari siamo stati poco lucidi in alcune situazioni, ci siamo abbassati troppo e vabbè, c'è da dare comunque merito al Padova che non è a caso che è primo in campionato. Non è certo il Padova l'avversario su cui fare la corsa per conquistare la salvezza. Una cosa, tu resti a Vicenza? Ma io senza ombra di dubbio, cioè il mio pensiero è sempre stato quello ed è sempre rimarrà quello. Ma sinceramente ho sempre pensato che se le cose si mettevano un attimino a posto, io ero ben felice di rimanere qua. Vicenza comunque, a parte i problemi societari che ha avuto adesso, è una grandissima piazza, l'abbiamo visto stasera, c'è niente da dire, Lega Pro queste piazze qua non si trovano, quindi cosa si può chiedere di più? È chiaro che adesso c'è bisogno di tutti, dobbiamo compattarci, non sarà facile, però dobbiamo continuare a giocare sicuramente con questo spirito. Il senso di quell'abbraccio prima dell'inizio della gara, tutti davanti alla panchina, con tutto lo staff, senti che ci sono tutti i tuoi compagni che si sentono parte di questo progetto e vogliono continuare, o hai avuto il sentore che qualcuno magari possa anche legittimamente cercare altre vie? No, è una cosa che stiamo facendo da più partite, abbiamo capito che fondamentalmente l'importanza vitale in questo momento è la forza del gruppo. È chiaro che magari qualcuno ha pensato giorni fa di andare via perché giustamente la situazione era quella che era. È ovvio che non essere stipendiati per un lavoratore non è facile, però il gruppo è più coeso che mai, anzi siamo disposti a aiutarci l'uno all'altro e credo si sia visto oggi in campo. Siete che ha giocato un buonissimo primo tempo, poi siete un po' calati anche magari dal punto di vista fisico, loro come dicevi tu bravi per carità, ma probabilmente i mesi tra diciamo dicembre, gennaio, insomma, in cui siete allenati e in modo un po' particolare con la testa ad altri problemi, adesso cominciano un po' a pesare, insomma. La ripresa, la differenza di prestazione è stata evidente? No, è chiaro che vabbè, la situazione è quella che è stata quella che è, adesso sinceramente speriamo si sistemi, però se non dobbiamo cercare comunque alibi nel dire, nel dare merito anche al Padova. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, forse abbiamo speso tantissimo lì e un peccato non siamo riusciti ad andare in vantaggio lì, perché magari poteva essere un'altra partita. Il rammarico rimane perché comunque sia secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non so se è stato un calo fisico, un po' di paura mentale, qualcosa è successo, comunque sia. Penso sia anche un po' fisiologico per la partita, vedendo la partita un po' come è andata. Dispiace, quello sicuramente, dispiace veramente tanto perché ci tenevamo particolarmente. Sul gol di Guidone, Valentini ha spinto corto, forse magari voi difensori potevate andare sul portiere, insomma, diciamo che... No, ma assolutamente, cioè... D'altronde quando si prende un gol è un concorso di colpi più delle volte, sicuramente c'è da lavorare come c'è sempre stato da lavorare, ci sta comunque nel momento in cui soffrivamo tanto ed era normale che qualche palla restasse lì, qualche palla vagante restasse lì, dovevamo essere sicuramente un po' più pronti.